Ehi là, oggi vi parlo di uno dei libri più divertenti che abbia mai letto nella vita, un libro veramente comico, quando avete bisogno di una lettura leggera, proprio per divertirvi, svagare, no? La sera quando si mette a letto, dice, oh, una giornata di lavoro, di studio, ho bisogno di qualcosa di leggero, leggete Lo squalificato di Dasai, è divertentissimo, cioè proprio entriamo nella mente di un uomo che non si è mai sentito parte dell'umanità, non si è mai sentito un essere umano, lo facciamo subito dopo la sigla. Scherzo, è un libro terribile, è un libro devastante, è un libro che fa proprio male. Mamma mia, però, nonostante ciò, è un libro meraviglioso. È un libro che è importante perché è uno strumento di comprensione dell'essere umano, uno scavo dentro la psicologia di un personaggio che anche poi potremmo dire l'autore, ne parliamo subito, che ti permette di avere uno strumento contro il dolore. Lo si dice proprio nella prefazione, a cura di non mi ricordo chi, si dice una cosa molto molto interessante, che vi dico se riesco a trovarla, perché questo video sarà un po' più particolare degli altri, nel senso che voglio basarmi sulle note che ho preso, cioè gli appunti, le evidenziazioni, si dice evidenziazioni, non si dice. Le cose che ho segnato perché secondo me è molto più riuscito così, ecco, tanto questo video non lo vedrà nessuno come tutte le recensioni singole che sono il format che più porto avanti, ma non importa. E si dice proprio così, alla fine di questa prefazione: conoscere la natura della disperazione e trionfarne nei modi possibili a ciascuno. Secondo me questo fa il libro di Dasai. Proprio questo, cioè, forma uno strumento per conoscere la natura della disperazione. Non è un libro, per quanto pieno di dolore, non è un libro doloroso. Non mi ha fatto male questo libro, sono sincero. Forse perché è talmente difficile empatizzare con il personaggio di Yosu che dici: non è possibile che esista un essere umano che pensi queste cose. Io non sono come lui. E sono contento di essere così. E a me è un pensiero devastante. Significa che manco di empatia, anche se io in realtà ho empatizzato molto con il personaggio, ma ci arriviamo. Però è veramente un libro che serve. Non lo dico raramente. E molto spesso il dolore, letteratura è quasi inutile, è quasi esageratamente inutile. In questo caso no, in questo caso funge da strumento. Ne sono pienamente sicuro. E poi è un libro molto breve, si legge in poco. Fa male nel senso che appunto parla di dolore di un uomo che ha sofferto tantissimo, ha tentato il suicidio una marea di volte, è tosto perché il protagonista è un alter ego dell'autore, è tosto per tanti motivi, ma al tempo stesso ti fa stare bene. In qualche modo difficile questo libro ti fa stare bene. Ma ci arriviamo, allora, innanzitutto voglio fare un preambolo per chi non l'ha mai letto e magari per un consiglio di lettura. È un libro assolutamente da leggere, leggetelo perché è molto breve, è la storia di un uomo che appunto si è sentito sempre squalificato dall'esistenza, dagli esseri umani. Credo proprio che la traduzione letterale del titolo sia squalificato dagli esseri umani, quindi rappresenta proprio questo il romanzo. Si entra nella vita di un uomo che si è sempre sentito così, raccontato in prima persona, quindi siamo proprio nella sua mente. Lui ci racconta alcuni anni della sua vita da bambino in cui viveva con la sua famiglia e anche lì si sentiva un essere umano isolato, a poi tutto il suo percorso di maturazione anche come artista, perché lui è sempre stato un pittore, disegnatore di fumetti, che poi si è evoluto anche da questo punto di vista. Quindi io consiglio sicuramente questo libro perché vale la pena di essere letto, non solo come strumento per comprendere il dolore delle vite degli esseri umani, come possibilità di empatia, perché innanzitutto questo che fa, secondo me, il libro mi ha ricordato le atmosfere, la scrittura di Pavese, anche se non c'è tutta quella minuziosità, quell'analiticità che c'è in Pavese. Nella Luna e Paloma si sente quel senso di oppressione, di sono un passo dal commettere un gesto estremo, quello del suicidio, lo si sente, e non c'è una spinta emotiva nel romanzo, cioè non c'è proprio quell'intento, no, oddio mio, il dolore, cioè no, c'è quasi un freno nella scrittura, cioè io ho percepito la scrittura di Dasai come la scrittura già di un essere umano che ha finito, che è finito, così come in Pavese, nella Luna e Falò, quelle scritture proprio che sono quasi private di emotività, perché non c'è emotività nell'autore che ha deciso di privarsi del sentimento per non soffrire più. Ecco, io ho sentito questo in Dasai, anche per questo è un libro che non fa soffrire così tanto. Di cosa parla? Parla di questo uomo
bambino, ragazzo, uomo, che si è sempre sentito come squalificato dagli esseri umani, non ha mai compreso la razza degli esseri umani, soprattutto le donne. E dovrei fare una rilettura perché verso la fine del romanzo emerge molto questo aspetto di non comprendere il sesso femminile ed è molto interessante rileggere il libro per capire effettivamente dove nasce questo aspetto qui. Perché sente così difficile empatizzare con le donne? Perché le donne gli appaiono come un nemico? Forse perché sono dell'altro sesso, quindi comunque hanno degli atteggiamenti, dei modi di pensare che lui sente lontani, semplicemente perché è un sesso differente dal suo, ma in realtà non dovrebbe essere così, è solamente un preconcetto mentale, però lo comprendo, come dice, in tanta letteratura c'è questo aspetto qui, no? Però appunto è molto interessante. Ecco, lui dice subito: non riesco lontanamente a immaginarmi cosa significhi vivere la vita di un essere umano, cioè proprio già ci evidenzia subito con una scrittura puntigliosissima cosa significhi per lui essere tra gli esseri umani ma non sentirsi assolutamente come tale. Si chiede perché gli esseri umani debbano fare tutta una serie di cose, no? Come mangiare, come vestirsi, non capisce proprio, no? Ha questo guscio che gli impedisce di empatizzare con gli altri e di dire perché voi tutto quello che fate lo fate effettivamente. E ovviamente anche non riesce a sentire la felicità, quasi non riesce a sentire i sentimenti. Ecco, mi domando se sono mai stato felice. Fin dalla prima infanzia mi hanno detto, ha ripetuto non so quante volte, che ero fortunatissimo, mentre io sempre sentivo di soffrire le pene dell'inferno. Soffre, soffre, non riesce a capire perché tutti gli altri siano felici, perché tutti gli altri vivano quella vita che vivono quando lui sta vivendo tutt'altro, un sentimento che un po' tutti provano, soprattutto nell'adolescenza, no? Non riusciamo a capire gli altri, sentiamo che il dolore che proviamo è un dolore estremo che nessun altro può provare, sentiamo delle cose, crediamo di essere così complessi perché non riusciamo a comprendere che negli altri esseri umani è presente una complessità pari, se non superiore alla nostra. Ci sentiamo ovviamente al centro dell'universo perché riusciamo a guardare solo dentro noi stessi e molto spesso perché gli altri privano la possibilità di esternare il proprio dolore, i propri sentimenti, quindi quando gli altri non esternano dei sentimenti, delle emotività, noi crediamo che gli altri non siano emotivi. Ecco, secondo me Yosu sente questo nell'arco della sua vita. Non vi ho parlato delle similitudini che inevitabilmente ci sono tra Yosu, protagonista del romanzo, e Dazai che è l'autore, Dazai che tante volte ha provato il suicidio, Dazai che, se leggete la biografia su Wikipedia, che è una biografia praticamente zero approfondimento, però vi indica i passaggi fondamentali della sua esistenza, e leggete questo romanzo. Io vi consiglio di leggere la biografia prima su Wikipedia e poi di leggere il romanzo. Non perché, cioè, non vi rovina la lettura, anzi ve la arricchisce. Io dico sempre che non bisogna confondere l'autore, la persona con le opere che scrive. E anche in questo caso ve lo dico, cercate di prendere l'opera il più possibile come un romanzo a sé. Eppure è innegabile che c'è una biografia, cioè è quasi un testo autobiografico, nonostante sia molto romanzato, per quanto non lo definisca in toto come un romanzo, una narrazione romanzesca. E vedete, perché ci sono tantissime similitudini e questo vi fa percepire il romanzo secondo un altro aspetto, che è quello della vita proprio dell'autore, quindi lo sentite anche come più personale e riuscite anche ad apprezzarlo meglio, secondo me, perché comunque è una narrazione particolare, non proprio da romanzo, potrete anche annoiarvi, cioè secondo me è uno di quei romanzi che si basa su un tema. In questo caso, illustrarvi cosa significa sentirsi isolati, ma non perché gli altri ti isolino, proprio perché tu non li comprendi, cioè sei un alieno in mezzo a loro, sei un essere umano su un altro pianeta, cioè come se adesso noi andassimo su un pianeta abitato da altre forme di vita, ci sentiremmo estranei, e lui è lo stesso, lui non capisce gli altri, nonostante poi intrattenga dei rapporti di amicizia, di amore, avrà diversi amanti nel corso della sua vita, lui non ha mai compreso effettivamente gli altri e ha portato sempre questo concetto alle estreme conseguenze. È un concetto che, appunto, come ho spiegato prima, un po' tutti ci sentiamo parte nell'adolescenza, no? Però lui lo porta alle estreme conseguenze, ecco, lui dice: come fanno i miei simili a sopravvivere senza uccidersi, senza impazzire, conservando il loro interesse per i partiti politici, non cadendo in balia dello sconforto, perseguendo con animo risoluto la lotta per l'esistenza? Possono essere, cioè, genuini, no? Questi esseri umani, come fanno ad essere così? Il discorso dell'interesse per i partiti politici è interessante perché poi a un certo punto lui entrerà nel Partito Comunista, marxista, non mi ricordo in realtà di preciso quale, ma lui non frega niente, cioè proprio lui si è ritrovato lì e
e guarda tutti questi politicanti, questi politici, non capisce come possano loro interessarsi a qualcosa di questo tipo. E sì, può sembrare una visione dall'alto verso il basso, tutt'altro, cioè lui è proprio curioso di capire come gli altri esseri umani possano vivere una vita che lui non concepisca. Poi crede che gli esseri umani si vedano come puri, come felici, in realtà è tutto un autoconvincimento a cui si portano nel corso della loro esistenza. E questo autoconvincimento non è possibile per Dasai. Lo chiamo Dasai invece di Osu, sbagliando, lo so, ma è innegabile fare questo parallelismo, cioè proprio non riesco a non farlo. Il tema della colpa, della paura. Ecco, diciamo che Yosu è un personaggio che io avvicinerei molto ai personaggi di Dostoevskij. A un certo punto trova conforto solamente nell'ubriachezza. Quindi nel bere costantemente, nel andare con prostitute, questa è l'unica cosa che lo fa sentire bene perché lui desidera quasi azzerarsi come essere umano. L'alcol gli permette questo azzeramento, la droga glielo permette, e quindi mi viene da paragonarlo quasi a un personaggio dostoevskiano. Oddio, ho detto una cosa terribile. Vabbè, comunque, quasi come il protagonista di Delitto e Castigo, che non sa se il giorno dopo avrà i soldi per vivere, sempre in bilico con la morte. E poi c'è ovviamente il tema del suicidio che tenta più volte questo personaggio. Dasai lo tenterà ancora più volte, anche suicidi di coppia, terribile, terribile. E Dasai poi riuscirà a suicidarsi a 39 anni, anziché ha vissuto pure molto, relativamente molto, con questo peso, con questa oppressione nel petto per corso di tutta la sua vita. È terribile. Ecco, lui ha proprio paura e disagio nei confronti degli esseri umani. Non li capisce, è sempre a disagio quando sta con gli altri. E quindi, ovviamente, ha pochi rapporti. Ha pochi rapporti umani. Ma anche quei rapporti che ha, in realtà, non sono solo dei rapporti egoistici. Lo dice lui stesso: l'essere umano è egoista per natura. L'essere umano, tutta la sua vita, la combatte contro gli altri per se stesso, per sopravvivere, non c'è altro, cioè non c'è buonismo. Gli esseri umani quello che fanno lo fanno solamente appunto per un fine egoistico. E poi c'è il tema della commedia, cioè lui, nonostante tutto questo peso che porta, non è una persona che è triste. Quando lo vedi non è triste, tutt'altro. Lui si finge un comico, si finge un pagliaccio, lui si definisce tale, un pagliaccio. È un pagliaccio che per tutta la vita, soprattutto quando era ragazzo, bambino, ha sempre finto una comicità, ha sempre cercato di far divertire gli altri, ma non per un intento ludico, quasi perché desiderava essere finto, quasi perché non voleva essere scoperto, non voleva essere mostrato secondo la sua nudità, voleva rimanere appunto, cioè. La comicità, l'essere un pagliaccio è una corazza nei confronti degli altri. Infatti, nel momento in cui si sente violata questa corazza perché qualcuno capisce che sta fingendo, il mondo gli crolla terribilmente addosso. Perché è una vita di commedia la sua, cioè lo dice, questa mia intera vita di commedia. Lui si è sempre sentito così. Forse la possibilità di fingere, quindi la possibilità di immaginazione, in qualche modo è anche un modo per esorcizzare questo dolore. Cioè lui ha utilizzato la comicità, l'essere un pagliaccio, anche per superare la possibilità, cioè anche per vivere effettivamente, no? Vivere in un'altra dimensione, forse sperare di poter arrivare in quella dimensione lì, però non, essenzialmente non ci è mai riuscito. Vorrei dire una cosa sul finale, quindi ringrazio chi ha visto il video fino adesso e non vuole beccarsi spoiler, farò appunto uno spoiler, giusto un minutino, per dire l'impressione che ho avuto sul finale. E quindi, insomma, vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo momento. Rimango con chi è interessato a sapere le ultime parole di questo libro che leggo direttamente, quindi spoiler. Ora non sono felice, ma non sono neanche infelice. Tutto passa, scritto in corsivo. Questa è la sola e l'unica cosa che a parer mio si avvicina alla verità nella società degli esseri umani, dove ho dimorato sin oggi come in un inferno rovente. Tutto passa. Questo sembra un finale positivo, cioè dopo tanto vedere il mondo come qualcosa di irraggiungibile, cioè vedere gli esseri umani come qualcosa di irraggiungibile, il continuare a ribadire il fatto che non esistono sulla Terra due esseri umani che si possono comprendere, dice questa frase, tutto passa. E in realtà questo finale è la beffa finale, cioè appunto essendo il tema della commedia centrale, questa frase finale, tutto passa, è la commedia. Perché poi andiamo a vedere la biografia dell'autore e ci rendiamo conto che lui si è suicidato.
Ed essendo così vicina la vita dell'autore a quella di Yosu, protagonista del romanzo, non possiamo, cioè, secondo me si può fare a meno di fare un parallelismo, mi è uscito romanaccio, cioè, dobbiamo farlo il parallelismo perché è innegabile. Quindi questo dirci tutto passa, questo finale che ti accontenta, no? Che ti dice non ti preoccupare di tutto il male che stai sopportando, il dolore che senti dentro di te, tutto passa. Non è così, perché poi lui si toglie la vita. Sembra un diario questo libro, e quindi queste ultime parole sono la beffa finale, quella vita di commedia che Yosu ha vissuto, che Dazai ha vissuto. È terribile, cioè, questo è un finale che fa ancora più male. È l'unica cosa che veramente fa male di questo libro qua. Perché non è vero che tutto passa, se no Dazai non si sarebbe mai tolto la vita. È un libro che è tosto, lo ammetto, ma meraviglioso. Meraviglioso perché è breve, coinciso, come lo sono pochi libri. Riesce a esplorare il dolore e a esternarlo su carta in modo lucido. Veramente una lettura che io consiglio assolutamente a tutti.